Presidente, volevo fare appunto delle considerazioni. La questione della data, l'ha già fatto presente la consigliera Celli, quindi non dirò nulla al riguardo. Però, ecco, questa è una mozione condivisibile nello spirito perché noi concordiamo, però, il movimento qui si asterrà. Perché? Perché l'assessorato, come già anche rilevato dalla consigliera Celli, sta facendo continue interlocuzioni con tutti i municipi, con municipi anche a guida PD, quindi la consigliera dovrebbe essere al corrente delle riunioni e di quello che si sta predisponendo riguardo l'apertura. Sappiamo che è un tema molto delicato, come delicati sono e fragili sono gli anziani, per cui devono essere valutati tutti gli aspetti per riaprire i centri stessi nella sicurezza e più fornendo appunto dando loro appunto una sicurezza sulla salute in maniera e non sottoponendole a alcun rischio per la salute. Quindi pertanto questa amministrazione si è attivata in tal senso, addirittura costituendo una task force che è proprio appunto per cercare di valutare tutti gli aspetti di rischio e scongiurare di esporre queste persone a problemi di salute. È chiaro che tutto va raccordato con le linee guida della Regione, è chiaro che la Regione ha dato delle linee guida e quindi questo gruppo sta lavorando attivamente, a cui partecipano tutti i municipi, anche quelli del PD. Quindi ovviamente anche il coordinamento è messo in comunicazione ed è in continua interlocuzione con l'assessorato, per cui noi ci asterremo perché l'amministrazione sta lavorando in questo senso. Quindi per questo motivo ci asterremo.